Siamo di nuovo in collegamento con voi ascoltatori, vi ringraziamo come sempre di seguire le nostre puntate e soprattutto il collettivo Scrittori Uniti, e ringraziamo con l'occasione anche Studio Blu Radio, Frank e tutti i loro amici per lo spazio che ci concedono il giovedì sera. Passiamo subito al prossimo ospite, che è Andrea, dovrebbe essere in collegamento, Andrea Sevini. Sì, ciao Andrea. Jessica, eccomi. Eccoti qua. Benissimo, ciao. Beh, allora oggi abbiamo un maschietto in mezzo che ci parlerà anche dei suoi lavori, e Andrea anche lui è da poco che si è avvicinato al collettivo, quindi anche a te non abbiamo ancora potuto portare il tuo libro in fiera, perciò insomma ce lo puoi presentare tu. E ti chiedo subito se in qualche modo tramite l'editore hai avuto la possibilità di poter portare questo libro in giro, o se anche per te è la prima volta. In giro proprio ancora, diciamo, no, perché tanto ancora non c'è stato modo di incontrarci in qualche fiera, in qualche evento, mm-hmm. Non c'è stato modo, però prossimamente pensiamo di farlo, quindi adesso è tutto al momento un attimo in stand by. Benissimo, allora innanzitutto di che genere è questo libro, e se dovessi presentarlo brevemente ai lettori, come lo definiresti? Sì, è un thriller, diciamo, con qualche piccola sfumatura horror, che si intitola Morte nell'acciaieria ed è edito dalla Dragonfly Edizioni. Ok, e questo genere, il thriller, il genere che senti più, diciamo, più vicino, hai provato altri generi o in che modo ti sei avvicinato a questo? Ho provato altri generi, mi sono buttato sul fantasy, un po' sul giallo, un po' proprio sull'horror proprio a tutti gli effetti, perché questo qui, diciamo, è la mia ottava fatica letteraria, a differenza di tanti altri che invece sono tre romanzi fantasy che due hanno pubblicati in self e due con le mezzelane case editrice che hanno in comune La Porta. Infatti ho pubblicato La Porta Misteriosa, Oltre la Porta e Dietro la Porta, poi ho pubblicato un giallo che si chiama Delitto in casa delle mezzelane, una raccolta di racconti vietato di unire 20 racconti per restare svegli, un libro ironico scherzoso che si intitola Pinocchio anno zero, che ho scritto con una mia amica, e l'altro Delitto in casa delle mezzelane uguale, si avvale di una collaborazione. Quindi, e poi sono arrivato a questo qui con la Dragonfly Edizioni. No, il mio primo libro proprio, una raccolta di poesie che si intitola Poesia nel diario, 50 pensieri nel tempo. Accidenti, sei proprio variegato come curriculum. Ma sì, faccio un po' di tutto. Ti sei rivolto sempre a un tipo di pubblico, diciamo quello degli adulti, o anche sei andato anche verso i ragazzi, i bambini? Anche verso bambini e ragazzi, però sì, si parte dai 13-14 anni fino a un pubblico adulto e maturo. Per i temi in cui tratto. Ecco, che differenza c'è scrivere thriller per ragazzi o scriverlo per adulti? Per ragazzi magari a scriverlo bisogna scrivere un po' con più semplicità, mm-hmm. per fare capire subito un po' determinate parole, determinati indizi che sono un po' più, diciamo, sofisticati, a differenza degli adulti che ti puoi permettere di divagare molto di più, fare un po' più giri di parole, giri, diciamo, di scritture, quindi è un po' diverso, però alla fine la trama è quella, il concetto, quello che uno vuole esprimere è sempre quello. Certo. Bene, allora parliamo un po' di questo tuo ultimo libro, di cosa parla e insomma se puoi darci qualche chicca senza spoilerare troppo. Come? Perché lo dico in breve, che, infatti durante una, diciamo tra virgolette, tranquilla giornata di lavoro, all'improvviso in un alto forno viene ritrovata una mano, e tra gli operai che sono addetti, diciamo, al lavoro quel giorno succede il panico e tutti quanti si interrogano di chi è e chi non è, e alla fine si accorgono che manca l'appello Bob Springsteen, il capo reparto di produzione, e a quel punto non si capisce se è un omicidio o un incidente premeditato oppure un infortunio sul lavoro, perché purtroppo dovrà intervenire anche il tenente per fare chiarezza e scoprire cosa sta veramente successo. Inizierà a interrogare i vari operai e operaie che lavorano all'interno di questa acciaieria. Siamo in America sulla fine degli anni 60, primi anni 70, a Pittsburgh, e durante le indagini che questo tenente Denver farà si scoprirà che gli operai, chi più chi meno, ce l'avevano tutti con lui. Però durante l'interrogatorio accade che purtroppo succederà un nuovo infortunio sul lavoro, verrà ritrovata una penna dentro sempre questo alto forno prima che si squagli, so che sta dentro un involucro per quello che non si è squagliata con le alte temperature. E a quel punto purtroppo ci metterà il povero Jacob Wright, che è un operaio che ha la passione per la scrittura. Prenderà il posto di lavoro e l'acciaieria, nonostante tutto quello che è successo, deve andare avanti perché hanno lavoro da consegnare, prodotti da finire e hanno tante cose da fare. Jacob Wright, anni dopo che sarà stato licenziato, scriverà questo libro e scriverà veramente il motivo.
però diciamo Jacob Wright è anche un operaio che quando era sul posto di lavoro è molto fantasioso, molto sognatore e anche lui amante del paranormale e ha la passione tra l'altro per la scrittura. Spesso si distrae che scrive e il principale indagato è lui. Però se è un incidente sul lavoro, che, oppure se è stato veramente un omicidio, che è stato lui proprio a fare fuori questo capo reparto, non ve lo posso dire perché no, è bello questo. Esatto, scoprirlo. Ah, bella comunque, sì. Poi l'hai ambientato in America per qualche motivo in particolare? Ti sei, diciamo, ispirato sì, sì, a qualche autore contemporaneo oppure ti ispirava a te come, come posto? Mi ispirava a me perché in America su fine anni 60 e 70 iniziavano proprio a svilupparsi le prime acciaierie e poi perché ho voluto fare una cosa diversa dal solito, perché i precedenti libri, a parte quello di poesie, sono tutti ambientati nei posti qua in Italia, più che altro nei posti qua attorno dove vivo, Ancona e provincia. Ho voluto mettere, anziché mettere diciamo me stesso come protagonista, perché visto che mi metto sempre in mezzo, ho voluto fare una cosa diversa e fare questa cosa in America e mettere nomi e cognomi in inglese, tenendo spunto un po' da persone che esistono veramente, cambiando i nomi, e tra cui tra l'altro pure io, perché visto che io nei libri mi metto anche come Andrea Anselmini, come un amico del protagonista, oppure tra i protagonisti proprio, e qui mi sono messo come Jacob Wright. Ah, quindi in qualche modo sei anche un personaggio dei tuoi libri. Eh sì, mi metto sempre dentro o come diciamo tre protagonisti o come un amico secondario dei protagonisti che in qualche modo c'ha a che fare con me. Ah, wow, bella questa cosa. Quindi metti, diciamo, ti inventi un personaggio che chiami come te oppure metti veramente te come saresti, diciamo, all'interno della storia? Con no, la tua personalità. Sono proprio, per chi mi conosce, ci metto dentro anche qualche piccolo elemento biografico che riguarda me. Tipo nei precedenti libri mi sono messo l'Andrea che è sposato con Adele, che infatti per me, mia moglie è la mia musa ispiratrice, eppure per lui Andrea è come, diciamo, personaggio proprio che è sposato anche nei libri con Adele, come nella realtà, e invece qui mi sono messo sempre sì, comunque sposato, ma però con una psicologa, nel senso, in senso metaforico, che mia moglie, siccome lei mi legge i libri in anteprima, se c'è qualcosa che non va me lo fa notare, allora io giustamente l'ho messa qui come una psicologa, come una specie di consulto. Invece lui c'era proprio bisogno, Jacob Wright, di un consulto proprio perché la moglie è psicologa e gli dà delle dritte, perché purtroppo quando verrà a perdere il posto di lavoro precipiterà nello sconforto e a quel punto gli servirà un sostegno morale e la moglie lo aiuterà. Capito. Più o meno un po' quello come fa mia moglie, che mi aiuta con i libri, però lei non è psicologa, però mi è molto d'aiuto, ti dà sostegno. Esatto, che mi supporta in tutto quello che faccio, quindi non posso solo che ringraziarla ogni volta. Che bella. Poi tra l'altro lei mi fa anche le fotografie quando faccio le presentazioni, mi fa i video, mi cura le dirette Facebook, quindi la posso ringraziare solo tanto per quello che fa. E quindi c'è questa similitudine, c'è Jacob Wright e la moglie, come me e mia moglie. Molto quindi originale c'è questa cosa. Quindi c'è vista queste cose così, un po' diverse, con la fantasia, però il concetto è quello. Bene, grazie. Allora, noi adesso mandiamo una musica, poi riprendiamo con Andrea e ci risentiamo a brevissimo. Ok. Ciao a tutti, ben ritrovati. Nuovo l'appuntamento di Parole fra le note. Salutiamo anche quelli che ci hanno scritto in chat. Salutiamo anche Dragonfly Editore, che è l'editore citato da Andrea prima, di cui ci parlava. Quindi ringraziamo. Esatto, lo saluto pure io a Luigi, che lo saluto tanto, per essere sempre presente. È bella questa cosa, che l'editore è presente, ti segue, non è da tutti. Quindi no, molto infatti, bene. Li ringrazio tanto, sia lui, anche l'altra editrice, dove sto con le Mezzellane Case Editrice, che sono sempre presenti in ogni cosa, quindi sono veramente fiero di loro. Due case editrici veramente belle e belle, una bella realtà. Mi fa piacere. Quindi questo libro dove viaggerà adesso? Dove hai intenzione di portarlo? Adesso farò un po' di presentazioni qua attorno, da solo, in coppia con qualche amico o amica. Poi tra l'altro, visto che l'editore già tempo fa me l'ha detto, ha detto sarà presentato anche quest'anno al Salone Internazionale del Libro. Già c'ero stato lo scorso anno con la Mezzellane Casa Editrice e quest'anno ritornerò con questo nuovo libro che praticamente è quest'altro qui, Morte nell'acciaieria. Beh, una bellissima vetrina, noi siamo affezionatissimi a Torino e anche quest'anno ci torneremo, quindi è un'occasione di incontro veramente notevole, perché comunque ci sono sì tantissime realtà, sia grandi che piccole, però penso sia una delle occasioni più belle in cui il lettore veramente ha la possibilità di conoscere anche realtà diverse dalle grandi case editrici a cui sono solitamente abituati.
quindi infatti, già semplice fatto che c'è una bella esperienza andare lì e conoscere anche tanta gente che conoscevo virtualmente per via delle diete che faccio tutti i mercoledì e venerdì dal mio profilo. Tanta gente è venuta lo scorso anno allo stand delle Mezzelane, è stata una bella soddisfazione trovare tanti lettori, tanta gente che ti guardava e fare, diciamo, da amicizie da virtuale diventare reali. Esatto, sì. Quindi tu sei molto social, diciamo, ti piace fare comunque appunto dirette su Facebook o altri social tipo sì, Instagram? Vado spesso ospite, spesso faccio appunto programmi che conduco io tutti i mercoledì e venerdì dal mio profilo dalle 21 alle 22, dove faccio interviste ad autori e autrici insieme ad altri, diciamo, amici che mi aiutano, una coppia di marito e moglie e una, diciamo, editor dell'altra casa editrice, della Mezzelane casa editrice, che sarebbe Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni il mercoledì e Lidia Borghi Sagoni il venerdì, e facciamo queste dirette dove intervistiamo autori e autrici per parlare dei loro libri. È bello che poi tanti autori che sono venuti nelle precedenti edizioni ritornano nelle nuove edizioni, quindi sono veramente contento per tutti quanti. Bene, bene. Quindi fai comunque il tuo percorso più o meno quando hai iniziato. Tu hai detto che hai già pubblicato 8 libri, quindi comunque sì, è iniziato ormai da qualche anno. Risale al 2010, però il primo scritto proprio risale a lontano addirittura al 1990, che è un pensiero in testa che è diventata la mia prima poesia. E allora da allora hanno scritto oltre 2000, più di 250 racconti e ho tanti libri in cantiere e tanti altri che ne sto scrivendo da solo in coppia, quindi ho una marea di scritture, diciamo, da fare. Non ti fermi mai. Non mi fermo mai. Beh, cavolo, allora quindi hai già tanti progetti, cioè stai già praticamente scrivendo i prossimi. Eh sì, infatti, e nel frattempo tra l'altro trovo anche tempo per musicare ogni tanto qualche poesia, qualche brano rap, perché faccio anche incisioni su CD che faccio da solo in coppia con mia moglie, e quindi è una bella gratificazione a fare tutto quanto. Ah, quindi anche metti la passione per la fotografia, quindi i video li troverete anche allegati di video fotografici. Ok, perché abbiamo avuto occasione di avere nella nostra sede dei poeti, quindi questa cosa ci ha affascinato, perché noi siamo tutti autori di romanzi, no? E vedere come i poeti presentano le poesie appunto attraverso la musica o comunque quasi in versione teatrale, no? È bella questa cosa di portarla in giro anche magari tra i ragazzi facendola conoscere in questo modo. Non so se tu ti è mai capitato, ecco, di... Sì, sì, mi è capitato anni fa proprio, infatti è andato un paio di volte in alcune scuole proprio a parlare di poesie. Era il 2010 che mi hanno chiamato nelle scuole, sono andato, adesso spero di andare prossimamente, quindi vedremo quello che succederà. Beh, cavolo, tra tutto passi dal thriller alla poesia, che è qualcosa di molto più intimistico in un certo senso, ai libri per ragazzi, quindi veramente hai un ampio bagaglio, penso anche proprio di conoscenze, per poter comunque scrivere così tanti, no, generi diversi, approcciarti anche a stili diversi di scrittura. Sì, perché diciamo mi adatto con qualsiasi genere, con qualsiasi persona, tanto anche leggendo molto, anche con varie persone, poi è bello fare delle collaborazioni, ritrovarsi, un modo di confrontarsi, è una bella soddisfazione, una bella gratificazione. Poi quando arrivano questi progetti di coppia, appunto alla fine il libro proprio è merito di entrambi. Sì. Infatti uno proprio di coppia ne uscirà proprio quest'anno, sempre con la Dragonfly Edizioni, un libro che ho scritto con una mia amica, che adesso di più non vi svelo, che vi lascio questo segreto, così intanto mettiamo lì l'esca. Ok, bene. Quindi deve ancora uscire questo libro? Sì, sì, uscirà a fine anno. Adesso okay, non so bene il periodo, tanto comunque parlando con Luigi mi diceva che uscirà a dicembre, adesso quindi vedremo. Quindi bene, metterò bene, comunque aggiornati, tanto poi lo vedrete anche dal mio profilo social, lo vedrete prossimamente, quando sarà il momento. Ok, grazie mille allora per questa anticipazione e insomma spero che ci vedremo prossimamente a qualche fiera. Come no, ringrazio Puglio a te Jessica per tutto, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e veramente ringrazio a proposito proprio alla fine proprio Maria Giovanna Elmi che mi ha fatto anche tra l'altro l'anteprima del book trailer e tra l'altro mi ha fatto anche una video recensione che potete trovare sui miei reel e sulla mia pagina Facebook. Ok. Benissimo, allora andate a visitare la pagina di Andrea Ansevini su Facebook, perché sei super attivo, quindi insomma non possono perdersi le tue dirette. E non è sulla pagina, trovate anche su YouTube, perché ho 500 passa video, quindi avete in verso avete delle dirette, video fotografici con rap, poesie, quindi di tutte è molto assortito come canale pure. Ottimo, va bene, grazie mille allora per essere stato grazie qui. Grazie a te. Un abbraccio, ciao, e ciao. Ciao, ciao. Ciao.